signori, buonasera. Da Teatro della Fiera di Milano vi trasmettiamo L'Ascio Raddoppia. Presenta Mike Buongiorno. Grazie e buonasera a tutti. Alla nostra trasmissione in passato sono intervenute persone delle più disparate categorie sociali, ma non avevamo mai avuto il piacere di ospitare un rappresentante dell'aristocrazia. Ebbene, questa sera ospitiamo proprio un duca, ed a fare gli onori di casa sarà la signorina Campagnoli. Il duca Gagliardo della Forcoletta, dei prati di Castelrotondo. Buonasera, duca. Buonasera. E lei chi è? Duca, guardi che ci deve essere un errore, è all'ultima domanda che ci si presenta con l'esperto. No, no, signor Mike, non è l'esperto, questo è il mio domestico. È cretino, ma è il mio domestico. È vero, Camillo? Sì, signore. Sì, signore. Beh, veramente non mi risulta che il regolamento accetti i maggiordomi di coloro che partecipano alla trasmissione, tuttavia il notaio non protesta, quindi possiamo procedere. Grazie, un po' da bere. Sì, molto graziosa la signorina, ma quanto è carina. Grazie, grazie. Beh, così pensano anche i nostri ascoltatori. È vero? Sì, sì. Allora ce n'è uno di più, ci sono io. Grazie. Ma quanto è carina. E come si chiama? È di Campagnoli. Campagnoli? Ma per Bacco, io l'ho sentita tante volte a lei, sa? Davvero? Ehi, la Campagnola bella. Ah, io scherzo, signorina. Senza complimenti? No, no, grazie. Sans compliment? Prego, prego. Merci. Camillo Marsh. Signore. Sono qua. Beh, io me ne vado. Vado pure, signore. Allora me ne vado anch'io. Beh, se vanno via loro, vado via anch'io. Allora chi fa la trasmissione? Sa, venga, deve scusare, qua, deve scusare, perché sa com'è. È la prima volta che io mi coso davanti al pubblico e sa com'è. Un po' di FIFA. Si accomodi qui, per favore, nel quadrato massimo. Sì. È pronto, Duca? Prontissimo. Allora, Duca. Dica. Quale categoria ha scelto? Ippica. Con particolare riferimento a qualche determinato periodo? No, con riferimento a tutte le corse di cavalli che si sono svolte dall'epoca degli antichi persiani a tutt'oggi. Per Bacco, fino ad oggi? Fino ad oggi, pomeriggio alle 5. Ed è da molto che si dedica ai cavalli? Beh, insieme a Dio, da quando sono nato. Sì, perché il mio padre, il duca Ferdinando, ebbe 5 figlie femmine. Quando io nacqui, disse alla levatrice, per Bacco, abbiamo un maschio, allora siamo a cavallo. Come vede, Gesù sì. Allora, duca, dica, montiamo a cavallo. Scusi, credevo che ci fosse un muro dietro. Montiamo a cavallo e galoppiamo verso quei 5 milioni e 120 mila lire che ci auguriamo di poterle far vincere. Beh, speriamo. Signorina Campagnoli, ci porti la busta con le prime 5 domande. Con queste domande speriamo di portarla al primo gettone d'oro. Speriamo. Ecco, signorina. Se ne arriva. Eh sì, mi spiace, ma al mio posto vicino al notaio. Ma stia qui con noi, così carina, porta fortuna. A me mi porta fortuna, sa. Capisco, duca, ma il notaio non permette, no? Ah, oh, questi notai, ah! Oh. Duca, guardi che lei ha scelto Ippica, non... Beh, cosa vuole, donne, cavalli, sa, a prescindere. Allora, per 2500 lire. No, dopo, duca. Ah, che distratto. Quando avrà risposto alla domanda. Ho sentito una cifra. Mi sa dire, in che anno furono messe in funzione negli ippodromi italiani le macchine di partenza a scatto elettrico? 15 maggio del 1927, alle ore 3 del pomeriggio, pioveva. Bravissimo, la risposta è esatta. Ma come hai fatto a rispondere con una certezza totale? Ero vicino al palo e presi la scossa. E passiamo alla seconda domanda, quella da 5.000 lire. Sì, sì. Un cavallo vinse 48 milioni di premi, fra cui due volte la Coppa d'Oro e l'ultimo Gran Premio di Milano. Come si chiamava questo cavallo nipote di Apelle? Apelle, Apelle, figlio d'Apollo, teneva una palla di pelle di pollo, tutti i pesci... Pesce quarto! Siamo giunti all'ultima domanda. La domanda da 40.000 lire, quella che le darà diritto al primo gettone d'oro. Grazie. Che le daremo dopo che avrà risposto. Ah già, è vero, da fare dopo, sì. Questa è una domanda dove le dobbiamo far vedere una diapositiva. Il nostro valletto, per favore. È una malattia? No, la diapositiva non è una malattia. Si tratta di un positivo trasparente. Ah, un positivo trasparente. Ci serve per farle vedere una fotografia sullo schermo. Sì. Si vuole avvicinare da questa parte, per favore. Ecco. È abbastanza vicino, ci vede? Io ci vedo, e lei? Io ci vedo abbastanza bene per leggere le domande. Ah sì, lei, sì. Da lontano. Non ho paura, che ho inteso un affare degli occhiali. Quante sono queste? 5. No, sono 4 e mezzo. Vedi, questo è più corto. La risposta non era esatta, signor Buongiorno. Tu! Allora, la domanda che le facciamo è la seguente. Mi sa dire come si chiama questo cavallo? Donato. Bravissimo, la risposta è esatta. Congratulazioni, come ha fatto? Semplicissimo. Non vede? Ha la bocca chiusa. Sì, e con questo? E con questo, come si dice? A cavallo donato non si guarda in bocca. Allora, è pronto? Prontissimo. La domanda da 80.000 lire è la seguente.
ci fu nella storia un cavallo che occupò una carica pubblica. Come si chiamava e a chi apparteneva questo cavallo? La domanda non è pertinente. Comunque, io per dimostrarle che sono ferratissimo al pari dei cavalli, le dirò. Il cavallo si chiamava Lucullo, Lucullo come culinaria. Apparteneva appunto all'imperatore Caligola, che lo nominò senatore e visse fino all'età di 64 anni. L'imperatore? No, no, prego, il cavallo. La risposta è esatta, bravissimo. Dico, siamo giunti all'ultimo ostacolo della nostra prima corsa. Sì? Abbiamo la domanda da 320.000 lire. Sì? Stia bene attento. Mi dica i nomi di tre cavalli che la storia e la letteratura hanno reso celebri. Bucefalo di Alessandro Magno, Ronzinante del signor Don Chisciotte, Carlo Magno di D'Artagnan. Bravo. Senza contare poi che ci sono altri cavalli ugualmente celebri, come il cavallo di Troia, i cavalli di Frisia, la piazza Magnacavallo e il cavallo dei Pandaluri. La risposta è esatta, ma noi volevamo sapere soltanto i primi tre nomi. Come mai li avevo lì? Lei ha vinto 320.000 lire, noi l'attendiamo la prossima settimana per la domanda da 640.000 lire in cabina. Sarò puntuale. Un bel applauso per il nostro vincitore. No.